Benvenuti a Tecisa di lunedì 23 luglio. Pari 1. Rapina in casa dell'ex assessore comunale Vincenzo Merola, aggredita la moglie e portati via 2.000 euro. Paura nella notte tra sabato e domenica, accento la pari 1 per l'ex assessore comunale Vincenzo Merola e per sua moglie. Secondo quanto si è appreso, 5 uomini incappucciati, probabilmente originari dell'est europeo, hanno fatto irruzione nel cuore della notte all'interno dell'abitazione dell'ex assessore comunale, gestore di un distributore di carburanti. I malviventi hanno quindi minacciato la donna, sola in casa, chiedendole di consegnare l'incasso della giornata. Invano la donna, terrorizzata, ha tentato di spiegare che il denaro non era in casa. I 5 si sono scagliati violentemente contro di lei, colpendole la testa con il calcio della pistola. Alla fine, solo dopo il rientro del marito, i 5 hanno deciso di accontentarsi di circa 2.000 euro e poi hanno fatto perdere le loro tracce. Rapina Palinuro, Cirielli, vicinanza a famiglia Merola, presenterò un'interrogazione parlamentare. In qualità di parlamentare presenterò, insieme con i miei colleghi sanitari del PDL, un'interrogazione sulla rapina avvenuta a Palinuro ai danni della famiglia Merola. Lo annuncia il presidente della provincia di Salerno, Edmondo Cirielli. Un episodio gravissimo di violenza inaudita, aggiunge, su cui mi auguro le forze dell'ordine facciano luce al più presto, assicurando la giustizia a questi criminali. Alla famiglia Merola, conclude Cirielli, va la mia solidarietà e la vicinanza umana per il terribile gesto di cui è stata vittima. Agro Nocerino Sarnese, individuate piantagioni di marijuana prontamente distrutte. La sinergia operativa tra il reparto territoriale di Nocera Inferiore e il nucleo elicotteri carabinieri di Pontecagnano ha permesso di mettere in atto un monitoraggio dagli eccezionali risultati. Sulle montagne di Angri, Corbara e Nocera Inferiore sono state trovate incredibili piantagioni di marijuana su terrazzamenti accuratamente predisposti. Immediatamente è avvenuta la distruzione di centinaia e centinaia di piante di altezza media di 2 metri, il tutto su provvedimento della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Report attività amministrativa. Domani conferenza dell'assessore Iannone. Domani alle ore 10.30 presso la sala giunta di Palazzo Sant'Agostino, l'assessore alle politiche giovanili, informa giovani, sport, formazione professionale, diritto allo studio e formazione scolastica Antonio Iannone terrà la conferenza stampa sul resoconto annuale dell'attività amministrativa relativamente al periodo di luglio 2011-giugno 2012. Etica per il buon governo di Battipaglia. Mercoledì conferenza stampa di Cecilia Francese. Mercoledì alle ore 11 presso la sede del Movimento Civico Etica per il Buon Governo, sito in Piazza Aldo Moro 12 a Battipaglia, si terrà una conferenza stampa di Cecilia Francese. Si parlerà della situazione politica a Battipaglia, del bilancio consuntivo e delle iniziative in corso da parte del Movimento. TAV, Cirielli, solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine. Piena solidarietà e vicinanza alle forze dell'ordine dopo gli scontri in Val di Susa. Lo dichiara il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Edmondo Cirielli. Una violenza inaudita, aggiunge, è non più tollerabile nei confronti delle donne e degli uomini in divisa, della popolazione civile e di chi esprime il proprio dissenso in maniera pacifica. Al capo della Digos, Giuseppe Petronzi, e agli altri agenti feriti, i miei auguri di una pronta guarigione. Paganese, tesserati il difensore Agresta e il portiere Pergamena. La Paganese ha ingaggiato il difensore classe 90 Francesco Agresta. Un ritorno a Pagani per l'esterno salernitano che ha sottoscritto un contratto biennale. Tesserato anche il portiere classe 92, Cristian Pergamena, ex Milazzo e Sarnese. Anche lui per un contratto biennale. I due calciatori si aggregheranno nelle prossime ore al gruppo in ritiro ad Acquasanta Terme. C'era Fideiussione, Pro Cavese iscritto in Serie D. Da Roma giunge la buona notizia. I dirigenti della Pro Cavese, Alessandro Di Marino e Teresa Di Salvio, comunicano con orgoglio ed entusiasmo di aver ultimato l'iter per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D 2012-2013. Comunicano di aver gradualmente versato la fideiussione di 31.000 euro propedeutica all'iscrizione al campionato. Battipaglia ricorda Murolo. Stasera alle ore 20.30 il maestro Espedito De Marino sarà ospite della città di Battipaglia per un concerto per chitarra e voce intitolato De Marino racconta Murolo, appunti di viaggio fra musiche, canzoni e racconti inediti. Per approfondimenti e altre notizie consulta le rivisezioni su www.dalgadosa.it.